Tutte le volte va a finire sempre così. Poi per fortuna mi sveglio, vengo qui, al museo, dove ancora non ho capito bene che incarico abbia, che lavoro faccio. Eccomi qua, come ogni mattina, 5 giorni alla settimana. Sveglia alle 7, cappuccino qui davanti, e poi che devo fare? Aspetto che sia l'ora di andare. Continua a farla tutte le notti, sto sogno. Sempre uguale. All'improvviso sono sveglio, dentro il museo, e c'è questo specchio. E dietro c'è qualcuno che ride. Cioè, sembra a me che rida, però poi non c'è nessuno, ci sono solo io lì dentro. Vedo il mio riflesso nello specchio, sicuro che sono io. Mi sento solo. Oddio. Solo mi ci sento anche da sveglia. Mi ci sentivo, eh? Perché poi adesso sei arrivato te. Ma vai un po' d'acqua. Sicuro che non la vuoi. Sai cosa ha fatto quell'altra? Ha cambiato i turni. Anzi, no. Mi ha cambiato proprio l'incarico. Mi ha cambiato. E mi ha infilato in questo buchetto qua, così. Io uso come un topo. E per cosa poi? Una sciocchezza. Una stupidaggine, ma dico, ma si può. E niente, avevo revisionato un contratto. E mi sembrava che ci fosse una cosetta che non tornava. E vabbè, uno che cosa fa? Lo dice. Lo fa presente, no? Ma lo fa anche per migliorare il lavoro di tutti. Ma almeno si spera. Vieni, Rossi. Perché vedi, se uno fa Rossi di cognome, diventa una forma mentale cercare di essere notato. Ho trovato una... piccolo errore nella bozza del contratto, allora glielo ho evidenziato. Beh, certo, uno può anche starsene zitto, volendo. Perché a stare zitti, vabbè, sicuramente si hanno meno seccature. Sì, però non ti illudere, perché era solo a pensiero. Però è una cosa importante, sai. Perché io mi dico sempre, quando mi dicono 3 volte buongiorno, vuol dire che qualcosa sta cambiando. E che sarà una buona giornata. Dov'è che ero rimasto? Cosa ti stavo dicendo? Ah, le ho detto questa cosa. Ma sai cosa mi ha risposto? Rossi, tu guadagni 1.400 euro al mese. Che sono circa 30.000 euro all'anno con i contributi. 20.000? No, 30.000. E non ti sembra che sia uno spreco? Tutti questi soldi per correggermi i compiti a me? Correggermi a me è come forma, è sbagliata. Sono cose mie. Rossi, tu oggi hai sbagliato. Posso sembrare una cosa accente, ma... Tu sei e qui lei si è arrabbiata. E come se lo sei? No, ma dico, ma
Ma che senso ha arrabbiarsi con uno che tenta di collaborare? E poi dico, ma a che servirà alzare la voce? E da oggi i rapporti non è più semplice tantissimo. Spiegarsi con un tono normale. E tu non avrai più vita. Ma se la sente qualcuno. Vai al lavoro. Ma che figura ci Arrivederci, fa? Arrivederci, Rossi. Hai presente le mosche quando provano a uscire dalla finestra ma trovano la finestra chiusa? E allora, boom, boom, boom. Ecco, le mie spiegazioni erano uguali. Andavano a sbattere contro quel sorrisetto di merda. Perché vedi, se sei una mosca e vai a sbattere contro un vetro, non sperare che qualcuno ti apra la finestra. Oh, e allora... Ho fatto autocritica e ho capito che il problema sono io. Sono io il problema. C'hanno ragione loro a trattarmi così in fondo. Perché non comunico. Mi devo aprire agli altri, in qualche modo. E l'unico modo era far partire l'operazione simpatia. Ma le camere sono uguali per tutti? Certo, ovviamente. Cioè, no, perché uno è in base anche alle... Sì, ma sei tranquillo. Vuoi una preferenza? Vorrei vista male, no, se possibile. Ma poi vi mando il link e vedete tutte le foto, okay, sicuramente. Ma di te mi fido abbastanza. A te. Guarda, facciamo una pizzata collettiva. Ho prenotato per una pizzata collettiva alla pizzeria qua davanti, alle 9. Tra colleghi si socializza, è importante. Alle 9. Ci vediamo alle 9, alle 10, alle 9, alle 10, quando volete. A dopo. Vabbè, dicevo. Sì, no. Però almeno i coperti me li dovrebbe pagare. Ma adesso io no? Tutti. Un caffè per dopo? Grazie. Con dolcificante. Magari quello glielo offro io, eh? Grazie. A volte mi chiedo come faccio a vivere così male in un posto così bello. Mi chiedo se anche i pittori non sono capaci di relazionarsi come me. Me li immagino un po' chiusi, scontrosi, a casa, coi colleghi. E poi magari quando sono soli io ce li vedo. A sfogare la rabbia sulla tela col pennello. Ce li vedo sì. E forse è così che nasce un'opera d'arte. No. Può essere. Io non ne so niente, però mi piace anche solo guardarli, i quadri. Mi piace pensare che ho qualcosa in comune con chi li dipinge. Ogni volta che ridono, ridono di me. Mai con me. Come nel sogno, esattamente. C'è qualcuno.
qualcuno oltre quello specchio. C'è qualcuno. Lo sento ridere. Lo sento ridere. Cosa c'è da ridere? Chi sta ridendo? E allora, sto sui coglioni al capo. Vabbè, questo non mi sembra un buon motivo per farmi sentire una merda, per trattarmi così, no? Perché poi mi dicono che non sono produttivo, ma che non rendo. Ma per forza uno non rende, se non c'ha niente da fare. Va. Pratiche evase. Pratiche da evadere. E poi magari mi arriva uno che mi dice che non produco, no? E mi licenziano, perché io so che funziona così. Mi licenziano, Che giorno è oggi? Che ore sono? Se andiamo a prendere una boccata d'aria? Andiamo. Esco. Respiro profondo, riempio i polmoni d'aria, mi sento meglio, ma sul serio, fuori è diverso, c'è dell'altro, capisci? C'è dell'altro là fuori. Non si può vivere sempre dentro una bolla, perché ad un certo punto poi diventa colpa tua. E allora, con chi te la prendi? Diventa inutile lamentarsi. E invece bisogna uscire, bisogna fare qualcosa, bisogna evadere, in qualche modo, bisogna ribellarsi. Mi devo ribellare. Io mi devo ribellare. Basta. Ma sì, basta. Sai che c'è? Che da oggi si cambia. Da oggi cambio io. Da oggi cambia tutto. Cambia tutto intorno a me. Certo, non è mica facile. Ho i miei tempi. Non ce la faccio così. Così dico tutto d'un colpo. Non ce la fai? Ma pensa a te questo. E se non ce la fai, allora ti obblighi. Cos'hai da guardare, pedofilo? Ecco qua.
E poi finisce la pausa. E come tutte le volte mi dimentico di mangiare. E non fa mica bene saltare il pranzo. Ma cosa ci posso fare? Poi mi passa la fame. E te? Ce l'hai fame? C'hai ragione. Si può mica campare di chiacchiere. Senza di te non sapevo cosa fare. Sai che c'è? Che con te non mi sento in gabbia. Riesci, dai. Vai, vai. Perché poi alla fine ci si rientra sempre. Il nostro destino è quello di restare in gabbia. Forse. A rough and deep beginning always makes me shiver. Then many little streams will turn in one big river. And all the sounds together flow in my veins. Can fill my lungs forever. And break my chains. Now as the